Moscow Diaries torna alla vita di tutti i giorni, come spesso accade si parla di VIPs. Allora voi direte, chissà in quale situazione da VIPs scroccherà Stefano senza alcun merito o qualifica. E invece no, oggi signori miei il VIP sono io, Paidio. In questo momento mi trovo sul Leningradsky Prospect, che è la strada che porta a Leningrado, che è il vecchio nome di San Pietroburgo, perché fino a quando c'era l'Unione Sovietica San Pietroburgo era chiamata in onore di Lenin. Poi dopo che è caduta l'Unione gli hanno ridato il vecchio nome, cioè che in realtà il vecchio nome era Pietrogrado, però l'hanno chiamata San Pietroburgo. Fortunatamente ci fermiamo molto prima di San Pietroburgo, cioè in un complesso sportivo dove va in scena la Moscow River Cup, che è un torneo di tennis molto importante, torneo femminile di tennis del WTA, da cosa ho capito, quindi dovrebbero esserci anche dei campioni di fama internazionale, però onestamente non so dirvi chi, perché io e il tennis non andiamo molto d'accordo, quindi di fatto non so spiegarvi molto sull'evento sportivo. Ma perché vado là? Vado lì perché all'interno del padiglione è stata messa una mostra di 6 mie fotografie. Più che una mostra, diciamo un'enorme gigantografia in un posto che tra l'altro devo andare a scoprire io in prima persona, magari l'ha messa davanti ai cessi, non lo so. Però tutto questo avviene come esito di una collaborazione molto prestigiosa di cui vado molto orgoglioso con il magazine Geo, un brand molto molto importante, diciamo che in Germania è una delle riviste di natura, paesaggio così principali. E poi c'è anche la versione russa. Geo doveva essere in teoria uno degli sponsor di questa manifestazione, poi non so bene cosa sia successo, forse hanno cambiato gli accordi, c'è stato un malintendimento, non ho ben capito. Sta di fatto che comunque non ci sarà più il brand di Geo, ma ci saranno comunque tutte le mie fotografie. Questo fa di me una very important person, e quindi ho l'accredito, ho l'ingresso all'evento e voglio farvi vedere com'è dall'interno. Allora, sono arrivato alla zona accrediti, ho incontrato Xenia, che è quella che si vergogna tantissimo. Però Xenia è quella che mi ha aiutato tantissimo, abbiamo fatto insieme la storia delle fotografie lunghesi, organizzavale il suo fotografico. Quindi cioè, mi hanno dato la mappa. E soprattutto la cosa bellissima è che mi ha mandato un biglietto per una partita di tennis. Io non ho mai visto una partita di tennis in vita mia. E la vediamo. Così, vediamo chi gioca. A Pregrezzi, voglio. Gioca Kaya Kanepi contro Vera Zvonarieva. Estonia contro Russia. Andiamo a vedere questo, dai. Allora, dopo aver preso l'accredito è venuta ad accogliermi Sasha o Alexandra. Sasha, perché dovete sapere che in russo Alexandra diventano Sasha, hanno un sacco di diminutivi sui nomi. Praticamente lei lavora nell'organizzazione del torneo e mi spiegava che tutte queste cose che ci sono intorno le hanno costruite in 10 giorni. Basically the central court, yes, we built it in 10 days. And the whole here like for 2 weeks or something like this. E mi spiegava che il premio per chi vince questo torneo è di $750,000, un sacco di soldi. Cioè devo fare il tennista io, non il... Our winner will receive exclusive golden watch. Wow, pure l'orologio d'oro. Ma quello non me ne frega niente, non li porto neanche gli orologi. This is like the central the central court. Ah, le mie foto. Yes. Found them. Guardate che belle, sono là. Wow, è bellissimo. Non ho mai visto le mie foto così grandi. Sono gigantesche, guardate che roba. Cioè questo sono io alto e questa è la fotografia. Praticamente il tema della mostra è i colori del mondo. Mi hanno chiesto di scegliere 6 fotografie, ognuna delle quali avesse un colore dominante. Allora il verde, l'aurora boreale, il giallo, le dune dell'Oman, il blu, la grotta di ghiaccio in Islanda, il rosa, il tramonto a Pykeja in Norvegia, l'arancione Dubai, il rosso il monastero di Arequipa in Perù. Io ero contrario a mettere quella del monastero perché è l'unica che non c'entra veramente niente con tutto il resto, però alla fine come impatto cromatico è veramente qualcosa di molto interessante, è fighissimo. E di fatto questo è il motivo per cui sono qua come VIP. E adesso c'è questo Malodoy Chilovek, vuol dire ragazzi, giovanotto tipo in russo, farà un'intervista dove devo spiegare cosa pensavo quando ho scattato queste immagini senza tempo. Tra l'altro la grande star del torneo è Giulia Gurghes, che è quella ragazza con la tuta azzurrina, che è la numero 10 del mondo, pensate. Mi ci sono appena fatti una foto con le mie fotografie, cioè ragazzi qua oggi tappiamo le bottiglie di champagne come niente fosse. Io ripeto, io il tennis non lo seguo molto, quindi non posso apprezzare. Mi rendo conto che magari tra di voi ci sono dei grandi fan del tennis che in questo momento mi stanno odiando, forse, o forse no. Adesso sono entrato nella partita, nel match. Ah, terra rossa, fantastico.
Non è che ci sia così tanta gente, forse sarà parecchio. Allora, da cosa mi è stato spiegato, questo torneo fino all'anno scorso e per i 7 anni precedenti si teneva in Svezia e adesso l'organizzazione di questo torneo ha comprato la licenza Lifetime per farlo qui a Mosca, quindi è un evento abbastanza epocale. Oggi è lunedì e quindi non c'è molta gente in giro perché la gente lavora eccetera eccetera e soprattutto ci sono le qualificazioni, il che significa che non ci sono le partite di cartello, quello un po' più interessanti. Si aspettano un botto di gente per il weekend, ma io nel weekend sarò in Cile e in Bolivia, che è il mio prossimo viaggio fotografico. Questa qua è la zona dei giocatori, dove non si può andare perché ovviamente ci sono i giocatori tra una partita e l'altra che devono riposarsi. La zona alle mie spalle verrà adibita a zona concerto per l'ultimo giorno del torneo, dove ci sarà un concerto di una cantante molto famosa qua in Russia, che non è Sati. Devono ancora costruire il palco, lo costruiranno nei prossimi giorni, ma dopo tutto se in 10 giorni hanno fatto tutta sta roba qua, penso che in una settimana possono anche fare un palco. Il mio nuovo amico si chiama Sergei, praticamente è un fotografo della zona e lui fa: ah, ma sai che hai una bella barba, allora è venuto a farmi una fotografia, non so bene se ci sta provando cose del genere, però non sapeva che ero lì e ci è rimasto male quando gli ho detto che... Ero un tennista. Sta russa che picchia come un fabbro, madonna mia. Sta prendendo a pallate, poverina. In tutto questo, io adesso che mi sarei già un po' rotto le balle perché vorrei andare via, non posso andare via perché non si può abbandonare il campo quando il game è in corso. E sono 3-2 e devo aspettare che uno dei due arrivi a 6. Una partita di tennis può durare giorni. Una cosa molto particolare del tennis è che è uno sport silenzioso, una roba da signori, cioè non è che tu puoi entrare nello stadio a partita in corso, cioè puoi entrare solamente nell'intervallo tra un game e l'altro e durante la partita guai a chi fiata, cioè un silenzio di tomba. Questa cosa l'avevo vista in televisione, però vissuta dal vivo è surreale. Tra l'altro, a testimonianza ulteriore della mia ignoranza in materia tennistica, mi è tornata una vecchia curiosità, no? Cioè, ma come mai i punti del tennis sono 15, 30, 40 e non 1, 2, 3? Cioè, come mai? Adesso mi vado a cercare la spiegazione su Wikipedia e ve la dico alla fine del video. Nel frattempo devo trovare un modo di tornare a casa. Allora, da qua abbiamo 3 opzioni. A, la metro, B, il taxi. Ma oggi proverò una nuova cosa che è un'assoluta novità su Moscow Diaries, che è il car sharing. Allora, ho trovato una macchina con la mia applicazione che è Dailymobile, che sta semplicemente dall'altra parte della strada di Leningradsky Prospect, no? Il problema di Mosca è che ci sono questi enormi vialoni a 4 corsie che sono impossibili da attraversare. E quindi, anche se la macchina è dall'altra parte della strada, io adesso mi devo sbattere fino al prossimo sottopasso e fare praticamente un quarto d'ora a piedi quando basterebbe mezzo secondo. Da questo punto di vista c'è da dire che Mosca non è assolutamente una città a misura d'uomo. Ok, la prima volta che uso il car sharing a Mosca ho trovato questa macchina. L'applicazione mi ha chiesto di controllare che ci fosse tutto a posto, che non fosse sporca, che non fosse danneggiata, che ci fosse l'assicurazione e la registrazione del veicolo. C'è tutto, 7 rubli al minuto e vado a casa. In tutto questo, io lo so che siete curiosissimi di sapere com'è che si guida a Mosca, come ti trovi Stefano a guidare a Mosca, come hai fatto a prendere la patente, o come ti orienti, o come fai il car sharing, quante curiosità che avete, son sicuro, ma la guida a Mosca è un universo tutto suo. E ci facciamo un video apposta, intanto fatemi tornare a casa sano e salvo. Allora, esperienza car sharing assolutamente positiva, alla fine della fiera 40 minuti di guida mi sono costati 4 euro, col taxi ne avrei spesi 8. Da dire che questa cosa del car sharing è una cosa un po' da povero, eh? Cioè oggi sono VIP, è una giornata da VIP, avrei dovuto prendere la limo per tornare in qua, però non mi vede nessuno. Dicevo, appunto, il motivo per cui sono passato a casa è per mettermi in gingheri, ragazzi, questa è la seconda giacca che metto in una stessa giornata, non è mai successo prima, perché andiamo alla grande party, alla grande vecerinca, come la chiamano qua, con tutte le star dell'occasione. Siccome ovviamente è strano girare con questa macchina all'interno di una festa, userò la spy cam per l'occasione. Come al solito l'audio sarà un pochettino peggio, spero che questa cosa non vi disturbi troppo. Taxi è qua e poi di uno. Cosa
particolare di questa festa è che siamo su un rooftop dove c'è una vista bellissima su tutta Mosca. Se poi si sale da quelle scale là, si arriva su in un posto dove si vede veramente a 360 gradi, è molto molto bello. Ma a parte questo, il copione della festa è il classico copione di tutte le feste in Russia, cioè un po' di alcol, due stuzzichini e gnocca a palate, a quintali, a sacchi, a camionate, a badilate, è messa così, c'è un tanto al chilo, proprio che a un certo punto dici basta, troppa. C'è un tipo alle mie spalle che sta cercando disperatamente di far saltare in sincronia 3-4 gnocche sui tacchi a spillo, che è già un'impresa difficile di suo far saltare le persone in sincrono, ascolto un professionista, ma in più con i tacchi a spillo è tosta. Questa non è la situazione ideale in cui stare senza moglie, infatti penso che tra breve possa poter dire se è fatta una certa, ci vediamo, anche perché, detto sinceramente, è stata una festa abbastanza noiosetta, perché io arrivo lì e non conoscevo nessuno. O sì, ho incontrato il rapper con cui Sati aveva fatto un duetto una volta, ci siamo salutati, ho fatto una battuta, una foto, ma poi finisce lì. Mi ricordavo un po' quelle feste dove andavo, dove non conoscevo nessuno se non una persona, e di tutte le altre non me ne fregava niente, ed era reciproca, perché anche a loro non fregava niente di me, quindi sostanzialmente si stava lì, ti guardi intorno e boh, sprechi solamente del tempo. Poi tutto questo, siccome ero senza Sati, tutte le televisioni mica me le facevano le domande, fanno solamente se c'è lei. Questo purtroppo vuol dire solamente una cosa, che non sono un VIP. Я не верю импортным персам, потому что без тебя никто не сделал мне вопросы. Mi hanno illuso. Comunque sì, le foto al torneo le abbiamo esposte, alla festa ci siamo andati, qualche quintale di coscia l'abbiamo visto, è un giorno come un altro a Mosca. Tra l'altro c'è stato un momento molto divertente col tassista, perché dovete sapere che in russo la parola pollo, kurica, si pronuncia molto simile alla parola fumate, che è kurikie. Quindi a un certo punto il tassista si gira verso di me chiedendomi se fumavo, e mi chiede: voi di kurikie? E l'ho guardato come vuol dire: ma come, non sono un pollo? Come non fa ridere? Ma perché non capite un cazzo voi russi? C'avete l'umorismo veramente di una statua di pietra. Comunque, da quello che ho scoperto, nel tennis i punti si contano così perché una volta nel medioevo i punti li contavano con l'orologio e avanzavano di un quarto di giro per ogni punto, quindi era 15, 30, 45, 60, boom, fine. Poi per qualche motivo il 45 è diventato 40. Vabbè, makes sense.